Continua ininterrotto lo sbarco di migranti sulle coste italiane. A Lampedusa sono arrivati nella notte 889 migranti, tra cui 115 donne e una quarantina di minori, intercettati dalla Guardia Costiera e trasportati all'hotspot, ormai al collasso, con oltre 1.300 ospiti. E c'è anche il cadavere di una donna su uno dei barchini in metallo recuperato a circa 20 miglia dalla costa, dove è naufragato. Tratte in salvo 20 persone che arrivano da Camerun e Costa d'Avorio. Pene più severe per i trafficanti, stop alle partenze illegali, flussi migranti irregolari, i temi al centro del Consiglio dei Ministri previsto oggi a Cutro.